cure dell'ambiente, diciamo in generale, ma in particolare cure delle piante. E abbiamo qui con noi Roberto Polo da Presicce. Io sono il dottor Polo Flavio Figlio, sempre da Presicce. E siete agronomo, sì. E associazione Salento Sostenibile, assieme a Giuliana Mastroleo di Malachianta di Squinzano. Quindi ci troviamo oggi qui a Salento, l'argomento è abbastanza serio e anche corposo. Come possiamo introdurre questa cura dell'ambiente attuale? Siamo nel 2017, dopo circa 50 anni di abuso di chimica nelle terre del Salento, e abbiamo visto gli effetti distruttivi su buona parte in particolare col caso Xylella, si è imputato il declino di queste nostre piante millenarie alla Xylella. Io credo sia più una questione di inquinamento totale che c'è stato sui terreni per 50 anni di pesticidi, erbicidi, moschicidi, lombricidi, chimica varia, più tutto l'inquinamento che c'è nell'aria, nell'acqua e anche l'abbandono, quindi anche la distruzione del mondo contadino. Ecco, voi siete agronomi e anche associazioni di Salento Sostenibile. Naturalmente in questo quadro corposo di devastazione del Salento, come possiamo sostenere il Salento, la terra? Bella domanda. Allora, innanzitutto secondo me bisogna partire da come ha fatto prima lei, da un'analisi, no? Diciamo che abbiamo sotto gli occhi benissimo evidente da tutte le parti il risultato di tutta questa rivoluzione verde che ci troviamo a gestire una situazione che in pratica quest'altro se l'erbicida, cioè quello che abbiamo fatto fino adesso ci ha dimostrato che non va bene. È inutile continuare a farlo, bisogna cambiare parte, perché l'effetto dei trattamenti chimici, l'effetto diciamo di tutta la rivoluzione verde tra virgolette è quello di aver aumentato la produttività. Però il contadino praticamente forse prima aveva molto più reddito di quanto c'è adesso, lavorava prima, lavora adesso, con la differenza che adesso non riesce a pari superficie a coprire manco le spese. Se prima con un ettaro, io ripeto, campava una famiglia, adesso non ce la fa più. Allora la domanda bisogna farsi, chi è che in questa situazione si è arricchito? Si è arricchito chi ha venduto attrezzature e chi ha venduto veleni. E certamente questo non è un discorso che ci dà dei vantaggi, voglio dire, in nessun modo. Allora bisogna riscrivere questo approccio con l'attività agricola nella maniera di capire che la presenza di un'afide su un fagiolo, su una pianta di lattuga o di zucchina non è controproducente. Il momento in cui l'afide è combattuto diventa resistente, poi diventa un problema. Il momento in cui l'afide non viene combattuto diventa un alimento per le coccinelle. Allora anche in biologico non conviene che io vado a combattere, perché tutti dicono ho avuto un attacco di afide. Io dico ma mica hanno dichiarato guerra agli uomini, insomma gli afidi fanno il loro lavoro, cercano di portare avanti la specie. Però ci sono anche le coccinelle, ci sono tanti altri animali antagonisti che li controllano. Quindi l'agricoltura moderna dovrebbe basare su non l'attacco, la guerra per garantire la produzione, ma quanto la convivenza, perché la presenza di alcuni insetti oppure la scomparsa, perché alcuni sono completamente scomparsi, creano dei danni nella catena, ciclo biologico, nella, no? catena che siamo tutti legati. Cioè uno dice ma le zanzare che servono? Non serviranno a noi perché ci pungono, però comunque servono ad alimentare le rondini, servono ad alimentare i pipistrelli, altri sistemi che comunque hanno una loro importanza. Il tutto è una guerra, si può pensare che è una guerra, ma di fatto non è. Il tutto è un dinamismo che crea l'equilibrio. Qui nel Salento si può tornare a questo mondo bucolico? Si può tornare benissimo, l'importante è avere le idee chiare e non fare gli errori che sono stati fatti.
Ecco, per avere le idee chiare, noi abbiamo un 4% di popolazione contadina, di popolazione salentina che sono contadini, il 4% allora, circa. Il problema più grosso dell'agricoltura è legato al reddito. Cioè gli ulivi sono andati in malora perché non c'era più un reddito che poteva sostenere l'attività. Cioè produrre olio lampante praticamente è antieconomico. Ma nessuno ci ha obbligato a fare olio lampante. E perché si vuole risparmiare sulla manodopera, si vuole risparmiare su questo, si vuole risparmiare su quell'altro? Perché c'è un sistema commerciale della grande distribuzione che impone dei prezzi alla produzione bassissimi, che strozzano chi produce e nello stesso momento danneggiano chi consuma. Ecco, ma come si può... cioè, intanto c'è il problema... di un problema, più di un problema, quello di informare un mondo contadino. Sì, l'informazione è semplice. Oggi il consumatore finale e il contadino di per sé deve avere una scelta, deve fare una scelta di fondo. Io come contadino mi devo prendere la responsabilità di distribuire, di somministrare cibo sano, perché non posso permettermi di dare a persone chi che sia cibo dove c'è pericolo di avvelenamento, perché i presidi sanitari, anche se sono ammessi 20 ppm per una dose, noi ci alimentiamo di 50 prodotti diversi, di conseguenza quella dose non è più sicura. E la malattia del secolo parte proprio dall'alimentazione. E guarda caso... Quindi chi produce si deve assumere questa responsabilità di non avvelenare chi consuma. E chi consuma deve fare una scelta. O mangiare spazzatura oppure nutrirsi. E quindi noi che facciamo informazione, per esempio Bel Salento e servizi di fruizione culturale, dovremmo riuscire ad avere la capacità di arrivare capillarmente noi e quelli come noi. Io faccio un esempio semplice, che è comprensibilissimo a tutti. Chi ha memoria può pensare ai nostri nonni. I nostri nonni si alimentavano con un cibo povero. E il frigorifero dei tempi era sempre pieno? No, ma a parte che non c'era proprio il frigorifero, perché si mangiava di stagione, però mangiavano prodotti semplici, che sono le verdure di campagna, le verdure autoprodotte, e legumi, cereali. E non c'erano le malattie che abbiamo oggi? Non c'erano le malattie, soprattutto comunque le persone avevano un'energia. Questa è la cosa importante capire, avevano un'energia, cioè riuscivano a fare dei lavori che oggi nemmeno 10 persone riescono a fare. Chi è che fa questa differenza? L'alimentazione. Ma l'alimentazione che avevano loro era, fra virgolette, povera. Oggi abbiamo tante proteine nobili, però abbiamo tanti problemi legati all'industria chimica. E infatti qui nel Salento una persona ogni 4, oggi 2017, ha un cancro. E sentivo Sara Vezza ad una mia intervista e diceva che noi dobbiamo soltanto capire quando saremo tutti sterminati, ma saremo tutti sterminati per l'alimentazione sbagliata che stiamo facendo. Noi, chi coltiva la terra, sta questa responsabilità. Che si secondo lei chi coltiva la terra lo sa che pompare... Guarda, il discorso è semplice, no? Si cade sempre su una faccenda che annebbia un pochettino le conoscenze e la responsabilità. Nessun contadino di un certo periodo storico si segnerebbe di avvelenare un nipote o un figlio oppure una persona anche che non conosceva, no? C'era un rispetto per la persona. Oggi questo si è affievolito perché dietro a tutte queste cose qui c'è il discorso di profitto, cioè di redditività. Allora oggi comprare merce a basso costo è solo un risparmio praticamente fittizio, perché quello che risparmia il supermercato nel momento in cui compri un prodotto a basso costo che ha qualità veramente bassa, tu lo paghi in farmacia. Appunto. Quindi la bilancia del consumo è sempre quella. Allora bisogna capire che chi produce oggi, che si mette in gioco, produttori che sono in campagna e cercano di fare un prodotto naturale, va anche sostenuto, perché è importante scegliere e conoscere l'alimentazione. Cioè se noi andiamo in una grande distribuzione alla Coop, non perché io ce l'ho con la Coop, voglio dire, però tutti i prodotti che sono alla Coop praticamente hanno come priorità
essenzialmente è il prezzo. Devono essere concorrenziali. La competitività della... non produce benessere. Quindi abbiamo una fetta di popolazione che sono gli attuali contadini che, costretti da leggi e burocrazia, devono usare... un mercato improprio. Ecco. Perché oggi noi non abbiamo un'economia di comunità. Cioè la grande distribuzione che fa arriva da noi e succhia, proprio il termine giusto è succhia, tutte le risorse economiche e finanziarie. Ma questa sostenibilità come la possiamo... creando un circuito diretto tra produttori e consumatori, cosa che veniva prima. In tutti i comuni prima si sapeva da chi andare a comprare il pane, chi aveva la propria farina, da chi comprava i legumi. E questa è una cosa che... Oggi invece sono spariti tutti i piccoli artigiani, sono spariti i piccoli negozi, sapete, i piccoli produttori, perché non sono competitivi con questo tipo di situazione. Invece voi proponete un Salento sostenibile. Noi proponiamo un discorso di far saltare, cioè tenga conto che un chilo di pomodori all'industria alimentare viene ceduto a 6 centesimi al chilo. Secondo lei in questi 6 centesimi, in un chilo di pomodori, che cosa ci potrebbe essere dentro? Io provo come immagina uno il valore di 6 centesimi in un chilo di prodotto. No. Questo viene trasformato, aspetta, poi non ti spiego anche il resto, cioè viene trasformato e commercializzato, venduto a 70 centesimi, 750 ml. L'industria, siccome il profitto da 5 centesimi a 1 euro, 70, 80 centesimi, 700 ml non è sufficiente per coprire tutta la rete distributiva, compra il pomodoro cinese che costa ancora di meno, un concentrato che poi viene diluito, questo è stato anche smascherato. Questo che cosa ci fa capire? Che la logica del profitto dimentica l'essenzialità dell'alimentazione. Noi oggi non possiamo trascurare questo elemento di fondo. E l'identità territoriale. Non siamo contenitori, non possiamo riempire. Forse questo sicuramente è il problema della schiavitù SPA che ci governa. È una situazione che è stata predisposta sostanzialmente non per il benessere delle persone. Perché le persone consumano, lavorano, si sacrificano per potersi alimentare e avere una vita, diciamo, regolare, e si trovano tutti fragili, con uno su quattro che ha problemi e soprattutto in una situazione di non conoscere la provenienza di quello che si mangia. Tra l'altro. E quindi... ci impongono di mangiare un pomodoro 365 giorni all'anno. Ed è sparito il pomodoro da serbo, è sparito la gioia di farsi le proprie conserve in casa. Certo, tra l'altro anche la memoria. La memoria, cioè è sparito un sistema, ci stanno cancellando. E la storia, la cultura, voglio dire, fa parte di questo sistema. Anche il mondo delle persone si sta inaridendo, perché la grande distribuzione utilizza mezzi sofisticati di comunicazione, che sono la televisione, la pubblicità, che tolgono le relazioni umane. Certo, cioè, la campagna prima era un aggregato di relazioni, oggi non ci sono più. Quindi voi Salento Sostenibile proponete un ritorno alla vita, in fondo. Appropriarsi di quelli che sono gli spazi necessari. Una persona, nel momento in cui... Materialmente... Ma ti posso spiegare una cosa semplice. La competitività non produce felicità. È vero. La collaborazione, qui c'è un gruppo di persone che si sono incontrate altre volte, che non fanno una questione di reddito o di guadagno, che hanno messo insieme i propri saperi e le proprie voglie e stanno portando avanti un progetto. La Malaglianza è un'associazione che lavora lì, loro sono dei ragazzi, cioè ci sono delle comunità che si mettono insieme e la forza di questo è la sinergia, uno fa tre. Allora la competitività crea isolazione. Io ad esempio qui nel mio giardino ho iniziato a creare un orto sinergico. Mi sono fermato perché non sapevo come fare e ho dovuto chiedere in giro agli amici, e ora sto ancora aspettando che vengano, a darmi la mano. Allora, io non sono per le classificazioni, perché in natura il sinergico, il biodinamico, l'organico rigenerativo non c'è. In natura c'è il bosco, c'è la batteria. Che ci insegna, c'è il caos, diciamo, quel caos ordinato. C'è il caos che ci insegna quello che noi dovremmo imparare a fare. Quindi questo ritorno. Inseguire un ortaggio
per esempio una cicoria, un pomodoro, perché è bello, perché è così, ci toglie praticamente la possibilità di capire, no, che questo ortaggio prima di stare nell'orto sinergico stava nella spontaneità. Allora, nel mondo naturale. Nel mondo naturale. Allora io ti faccio una domanda, no? Certo. Allora, secondo te, la cicoria selvatica, no? O lo zangone, per dirti, che sono delle verdure semplicissime, che sono state apprezzate dai greci, dai romani, Plinio il Vecchio ha scritto un sacco di documenti sugli zanguni che lo mangiavano gli atleti prima di andare a fare le battaglie, Achille sembra che era un grande divoratore di sua verdura, conoscevano il valore. L'uomo ha cominciato a ragionare per ingentilire questo selvatico. Siccome queste piante, tra l'altro, molte di queste, quasi tutte le piante che noi diciamo infestanti, sono piante officinali, sono piante che ci curano ed era l'alimentazione base dei nostri nonni. Adesso noi vogliamo la cicoria tenera, croccante, hanno livellato il gusto, bianca, dolce, no, perché abbiamo un palato che si è raffinato. La cicorina selvatica amara non ci piace più. Che fare? Quell'amaro è proprio la parte medicamentale. E questo vale anche per gli ortaggi. Anche se un ortaggio viene prodotto a livello biologico e naturale ed è iperassistito, non ha più quei valori funzionali che servono per curarci. Il cavolo si sa benissimo che è un prodotto anticancro, no? Però se un cavolo è iperassistito, non produce le difese, perché il cavolo che fa bene è quello che deve lottare contro la cavolaia, deve lottare contro tutto e quindi deve acquisire le difese. Ecco, noi invece perché non bisogna più lottare questo, con niente, bisogna assistere. Perché noi non abbiamo bisogno di un cavolo, come ci insegna la grande distribuzione, deve essere perfetto e possibilmente grosso. Abbiamo bisogno di un cavolo che ha quelle sostanze che servono per curarci. Che non è importante la forma. Quanto più si avvicina al selvatico, tanto più ha nutrimenti e cose di cui non abbiamo bisogno. Invece oggi noi mangiamo tantissima cosa che è piena d'acqua e vuota di sostanze nutritive. Quindi un ritorno alla natura. Allora, per i consigli per quanto riguarda, visto che stiamo in agricoltura, e io penso che abbiamo pensato sempre, tutti i contadini dopo la rivoluzione verde, a iperprodurre e a fornire, no, tutte le utilizzare tutte le sostanze per aumentare la produzione, per come detto prima, no, per proteggersi dagli attacchi dei patogeni, dei vari insetti, dei vari problemi, ma hanno col tempo dimenticato che l'importante, una parte molto importante di tutto l'agricoltura è il suolo, il terreno. E l'hanno dimenticato così tanto che credo che adesso il Salento si stia trasformando in deserto, cioè su tutti i terreni i salentini hanno grossi problemi di diminuzione di sostanza organica, di desertificazione, spero che non si arrivi alla desertificazione, però ci siamo molto vicini. Quindi il discorso che andremo come consiglio, che io spingo molto per consiglio molto gli agricoltori, è salvaguardare il terreno. Come potremmo salvaguardare il terreno? Innanzitutto ritornare a un'agricoltura antica del passato e andare oltre, cioè nel senso non possiamo ritornare soltanto alle vecchie, alla tradizione, ma dobbiamo innovare, non partendo dalle innovazioni attuali o comunque andando oltre a discorsi di sintesi di chimica, quindi dovremo cercare di utilizzare delle tecniche antiche che potrebbero aiutarci, ma con ingegno, con innovazione. Quindi una cosa che si potrebbe utilizzare per rigenerare il suolo, per ripristinare la sostanza organica o comunque la fertilità, ci sono sistemi di compostaggio, sistemi per produrre vari tipi di macerati, vari tipi di fermentati. Adesso ci stanno microorganismi, utilizzo
di microrganismi, ci sono dei vari tipi di microrganismi che possono aiutare a ripristinare la fertilità, perché i lombrichi per esempio, no? I lombrichi, c'è il compost addirittura da lombrichi, si possono produrre compost o comunque concime a partire da lombrichi. Già che mi ricollego al discorso che facevamo prima, c'è la chimica che vuole distruggere i lombrichi, mentre c'è il recupero della santità della terra che vuole aiutare, c'è chi li cresce, che li alleva e li fa e li moltiplica, e c'è chi li uccide e c'è chi invece c'è li paradosso, è un paradosso. Quindi questo saletto sostenibile, che in realtà è quello che dovrebbe essere nella testa di tutti, è proprio che dovremmo recuperare il valore dell'importanza dei lombrichi, ma anche delle mosche, volendo, certo, delle formiche, delle farfalle, degli uccellini, perché se tagliano degli alberi e quindi non c'è più quel ciclo biologico, i nidi, le formiche, le coccinelle, è ovvio che l'aria diventa più calda, perché l'albero frenerebbe anche il vento. E, insomma, è tutto un clima. Noi quindi viviamo in una terra devastata, come dicevamo poc'anzi, in cui dobbiamo combattere per recuperare quel minimo di, partendo dai lombrichi, in pratica. Non solo dai lombrichi, diciamo, partendo da aumentare la biodiversità, sostanzialmente, dove i lombrichi fanno una piccola parte, ma ci sono anche la maggior parte della biodiversità, non guardiamo il macroscopico, guardiamo il microscopico, quindi parliamo di batteri, di funghi, lieviti, dove in un centimetro parliamo di miliardi e miliardi di batteri, di ceppi differenti. E quindi che cosa fanno questo millimetro di terreno che contiene? Che cosa fa? È importantissimo, perché nella cultura generale, anche dei contadini moderni, si guarda il suolo solo come un substrato inerte, dove dobbiamo apportare sostanza nutritiva perché devono mangiare le piante. In realtà il suolo è un microcosmo molto più complesso di quanto si pensi. Abbiamo tutta una serie, come ho detto prima, di microrganismi che insieme alle piante riescono, e alla sostanza organica e a tutto il mondo, creano, stanno sempre in equilibrio e comunque sempre ritorniamo all'equilibrio. Cioè danno azoto, proteine, danno l'alimento. Allora esiste questo, allora azoto, fosforo e potassio sono i tre macronutrienti che tutti gli agricoltori, sia soprattutto in chimico, li conoscono benissimo, anzi forse meglio di me. Allora il discorso è questo: tutti questi micro, macro e micro elementi stanno in un ciclo, e il ciclo in parte è fatto dai microrganismi, cioè la maggior parte dei microrganismi stanno in questo ciclo, cioè senza i microrganismi i cicli dei nutrienti sarebbero fermi. Ecco perché il ripristino della fertilità del suolo è fondamentale. Di primaria importanza il ripristino della flora microbica del suolo, perché senza questa flora il suolo è inerte. Essendo inerte, noi diamo azoto, fosforo, potassio e i microelementi, e le piante hanno molta difficoltà a poterlo assimilare perché manca una parte del ciclo che li trasforma, cioè senza i microrganismi si nutrono e li trasferiscono. È la stessa cosa di cui non abbiamo nell'intestino. Il ragionamento è uguale. Okay. Nell'intestino non abbiamo praticamente un chilo e 200, un chilo e mezzo di batteri. Di no? Batteri. Noi come organismo abbiamo 1 milione di cellule, nell'intestino ce ne sono 10 milioni. Quindi sono loro che comandano, non quello che pensiamo noi, che c'è il cervello. Infatti gli antichi pensavano che il cervello fosse nella pancia. E non sbagliavano, perché dalla presenza o meno di alcuni ceppi sono derivate le malattie, quelle che noi chiamiamo malattie, che non derivano da situazioni esterne, dalla presenza o meno di alcuni ceppi. Nel terreno funziona allo stesso modo. Gli alberi per 40 anni, 50 anni sono stati bombardati di antibiotici, e noi dopo che prendiamo gli antibiotici, il medico ci offre i probiotici o l'entrogermina che servono per ripristinare la nostra flora. Perché capiscono che è una cosa importante. In natura i microrganismi sono essenziali, senza di questi c'è la morte. Non potremo fare il vino, tra l'altro, no? Non potremo fare la birra, non potremo fare il pane, senza i lieviti,
Ma voi trovate una certa resistenza da parte, diciamo, della gente a comunicare queste... Più che resistenza, non hai la difficoltà a capire, no? Il funzionamento, perché purtroppo dalla rivoluzione verde, quindi dall'utilizzo della chimica estrema, hanno eliminato parte di tutta la cultura, ecco, dell'etame, la cultura del... di un certo tipo, quindi è un po' complicato. E non solo, loro elaborano gli scarti e poi quando li defecano praticamente, sui loro resti aggiungono un muco che è un nutrimento per i batteri, i funghi che ci sono dentro. Ah. Quindi per farlo conservare più a lungo, in modo che si innesca un processo di lievitazione, di riproduzione, come avviene quando si fa il pane. Tutto questo sistema è stato completamente... Basta pensare che è un organo così stupido, semplice, che ha questa accortezza particolare, che i suoi scarti, che oggi danno fastidio quando si setacciano le olive, sono ricchi di microorganismi e sono ricchi anche di qualcosa che li mantiene in vita. Quindi le antiche tradizioni millenarie, dall'uomo preistorico sino agli anni 80 del Novecento, sono state completamente distrutte, abbandonate. Consumate, diciamo consumate. Si sono proprio esaurite. Sì, sono state consumate perché si è campato di rendita, no? Si è campato di terreno con la sostanza organica alta e l'abbiamo consumata. Addirittura noi qui nel Salento, solo nel Salento, avevamo 500 tipi di grani diversi, dalla preistoria sino agli anni 80 del Novecento. E eravamo il granaio d'Italia, dicevano i romani, e invece dagli anni 80 del Novecento a oggi ne abbiamo soltanto tre, che si chiamano tipo F35, nomi particolari. Questo molto... è un problema grave. Ecco appunto. Non solo sul grano, anche sull'articolo, sull'olivo, su tutto. La specializzazione produce sterilità. Tra l'altro, infatti. Quindi oggi noi ci troviamo in un'organizzazione che si chiama... abbiamo costruito una rete Salento chilometro zero, fatta da più coltivatori e più associazioni che stanno insieme, abbiamo fatto un documento. Un giorno verrò pure io a farlo un altro documento. Le chiedo questa diversità, la diversificazione. No, volevo arrivare al discorso dei grani. Noi stiamo recuperando le 600 varietà di grani. C'è un genetista, si chiama Ceccarelli, che praticamente... Più o meno, non è stato accontentato. No, nel senso che lui è andato in giro in tutta la parte del Mediterraneo, ha raccolto tutte le varietà antiche e ha creato un miscuglio. Perché le 600 varietà che c'erano non erano a caso che c'erano qui, erano legate alla risposta del territorio. Certo. Perché ogni zona, ogni medio, cioè se a Salice, nel terreno di Salice, c'erano varietà di grano, era perché era quello che rispondeva meglio. Umidità, calore. Bravo. E quindi oggi che cosa succede? Non ci può essere, c'è questo discorso di genetica, di anche aggiornamento delle varietà, no? Non ci può essere una varietà che sia buona per tutto. Ecco, questa omologazione, questo livellamento culturale... Ma ci fa male a livello di salute. Comunque è da precisare che non sono 500 secondo me, sono molti di più, perché quando si parlava di grano Cappelli non era come parliamo adesso di una varietà o un tipo, era di una popolazione, perché era un grano che aveva morfologicamente, quindi fisicamente, le stesse caratteristiche, ma non geneticamente, quindi non erano cloni. Noi adesso parliamo di cloni, cioè quando parliamo di grano cimeto o di grano che utilizza la Barilla, sono cloni, cioè senso, hanno il materiale genetico identico l'uno all'altro. Non sono sterili. No, neanche gli OGM sono sterili, non è vero. Gli OGM si possono riseminare. Ah sì? Sì. È un mito da sfatare. E il discorso è questo. Prima avevano popolazioni. Nel momento in cui il contadino le selezionava nel suo terreno, le popolazioni si adattavano alle caratteristiche del proprio terreno, quindi siccità o piovosità o fertilità del suolo, e nel tempo si adattavano. Quindi avevano
un bagaglio genetico grande che si andava a modificare secondo le caratteristiche. E noi oggi questo lo stiamo letteralmente perdendo. Vi abbiamo qui proprio per tentare di recuperare la memoria, il piacere di come per esempio l'associazione Malachianta. Allora, abbiamo qui l'associazione Malachianta che si occupa appunto di recupero in parte delle tradizioni, comunque della cultura contadina. Voi a Squinzano da circa un anno avete iniziato questa bellissima intrapresa, intraprenditori dicevano nell'Ottocento. Ecco, diciamo la scommessa, che è un po' un ritorno alle origini. Ecco perché ho detto intraprenditori. Che ritorna un recupero. Ecco, appunto, un recupero, ma di cosa? Delle tradizioni? No, non è solo una questione di tradizione, è che comunque ci siamo accorti che c'è una fascia d'età che è proprio scomparsa all'interno delle campagne. Quindi parliamo di mancato il ricambio generazionale. Noi stiamo cercando con Malachianta di velocizzare, invece di recuperare quanto più possibile, inserire, aiutare i giovani al reinserimento all'interno della, come? Del lavoro. E come? Sostenendoli, approcciandoli al mondo dell'agricoltura, cercando di trovare modi di facilitare quanto più possibile anche le loro conoscenze, le loro condivisioni all'interno del gruppo, perché nel gruppo di Malachianta ci sono diverse età, diverse esperienze. E loro, quando noi ci incontriamo tutti i giovedì all'interno delle assemblee che facciamo, scambiano conoscenze e saperi, e so che senza gelosie, senza misteri, in maniera molto aperta. Quindi, e a Squinzano si radunano tanti, io mi auguro sempre di più, ma non soltanto tanti giovani, non soltanto da Squinzano, quindi siete un'esperienza collettiva, diciamo un bel inizio per il Salento. So che da Salice, sì, da Cellino, Salice, Trepuzzi principalmente, perché Squinzano con Trepuzzi è gemellata, quindi sono tante realtà. Poi c'è Salice, Nardò, vedi, ma non mi ricordo più. E siete fra i primi ad avviare questo incontro, diciamo, questo incontro culturale. Più che culturale, facciamo più pratica che parole, insomma. Appunto, materialmente, tecnicamente, vi rimboccate le maniche. Pratica, sì. Ma avete degli orti? Gli orti, sì, ognuno ha i propri orti, ognuno ha delle proprie coltivazioni, vengono seguite molte volte, per esempio, come nel caso di oggi, Roberto e Flavio vanno sul campo a dare consigli. Quindi ci sono appunto delle guide, sì, che ci sono danno, delle figure, no? Che seguono a persona tutto l'andamento. E poi comunque i consigli vengono dati a uno, se ne rivalgono pure gli altri, perché e certo, ripeto, non rimangono segreti, ma quando rientrano, nel momento in cui c'è un problema, e poi c'è uno scambio, c'è non solo di conoscenze, nel momento in cui, ma Flavio, l'agronomo mi ha detto così, quindi questo passaggio di cultura, sì, c'è uno scambio continuo, viene tramandato, diciamo, da persona a persona, che è una cosa che mancava nel Salento. Quindi il concetto base proprio del Salento sostenibile, e sì, l'abbiamo raggiunto, mancava, è questo. Se mancava, non lo so, non ce lo siamo posto il problema, l'abbiamo fatto. Ecco, appunto, è sorprendente. I risultati sono quelli che vedo alle vostre spalle. Sì, i risultati sono i ragazzi di Salice, ad esempio, perché sono presenti oggi, che sono buon ricambio generazionale, perché hanno iniziato, sono zucchine, vanno spinti. Ecco, una domanda, tutte queste enormi ettari di terreni abbandonati e masserie abbandonate, io da italiano all'estero, quando sono rientrato qui in Italia, da nord sono arrivato fino al sud, ho visto che nel sud non è come in altre parti d'Italia e del resto del mondo, qui proprio c'è l'abbandono. Come si potrebbe mai risolvere politicamente questa le particelle catastali dei una di legge di sequestro immediato. No, il problema della proprietà, no? Aveva un valore negli anni passati, adesso non c'è. Allora la terra dovrebbe essere data a chi lavora. Ma non un discorso di espropri, di occupazioni. Cioè, alla fine, come c'è in agricoltura, no? Il buon senso, no? No, la collaborazione. Perché uno che c'ha un patrimonio, c'ha qualcosa, comunque. E
non sappiamo da dove parte, dove arriva, c'è là, non riesce a gestirlo, chiama la persona. Contadino che c'è uno che porta avanti l'azienda, no? Che la porta avanti, perché l'azienda se in abbandono si deprezza, non vale. Se viene coltivata, come mai non è non si è già sviluppata di suo questa. Ma penso che prima o poi pian piano avverrà una cosa del genere, perché chi è professionista, che è medico, no? Non pensa che c'è una sorta di snobismo nei confronti di chi lavora la terra? Ma io credo di no, perché come ho detto prima, chi produce la terra produce salute. Sicuramente sì. Dopo il medico deve guardare in modo diverso chi produce la terra, perché secondo me un bravo agricoltore può sostituire una farmacia. Decisamente la migliore farmacia è quella dell'agricoltura. Quella è sicura. No, le faccio questa domanda perché mi sembra di vedere che qui si disprezza il lavoro, ormai siamo arrivati ad un punto in cui è risaputo migliaia di giovani salentini preferiscono stare al bar a bere birra, tanto lavoro non ne trovano, però rifiuterebbero comunque a priori di andare ad imboccarsi le maniche come fanno altri. Allora, qui abbiamo degli esempi, quindi oggi noi dobbiamo fare questo tipo di discorso, non guardare al posto di lavoro soltanto come un discorso soltanto riferito alla parte denaro. Ma la vera ricchezza è nella salute che si acquista lavorando nella socializzazione e nella terra. Stiamo parlando, loro hanno costituito un gas, quando la gente va a prendere il prodotto si relaziona con chi produce, si relaziona. Questo non avviene nella grande distribuzione, non avviene più da nessuna parte. Chi capisce questo in modo più di noi è chi vive in città, perché in città questi sono valori scomparsi, non esistono più. Un giovane sentendo... Chi glielo fa fare? Come se si trova tutto contro? Viene demotivato. Fatta questa agricoltura, come viene considerata? Oppure è un fattore primario per noi. Ecco appunto, andando indietro nel tempo, abbiamo le lotte dell'Arneo negli anni che oggigiorno nessuno sa cosa sono state queste lotte dell'Arneo. È la voglia che conosco appunto per cercare queste benedette terre, il conto o meno, per portare avanti l'agricoltura del Salento. Un pochettino le piccole e grandi aziende. Giusto? Giusto. C'è una legge regionale. È una cosa bella, ho detto io. Bellissima. Anche se così in quel caso un po' di gente ci lavora dentro a questa azienda. Apparentemente potrebbe essere una cosa buona. Tutte le altre cose, c'è il lato dell'altro. Ecco lato appunto. Della medaglia. Qual è il lato oscuro, dice il lato negativo? Perché siamo lo sfruttamento di chi lavora in queste aziende. Poi ancora c'è l'altro ancora là che mi sa che stiamo andando indietro, ma non di pochi anni, di un po' di anni parecchi, vale a dire, io quando ero ragazzo studiavo il feudalismo dei vecchi grandi padroni, che i nostri nonni o genitori per poter lavorare dicevano buongiorno signoria e si toglievano il cappello per poter lavorare, poi per essere sfruttati. Ecco, questo è infatti il sud e nel sud io per ora per lavorare sì, ma sempre essere sfruttati un giorno. Come vedi un cambiamento di questa situazione? Come proponi una ribaltare questa... Come si potrebbe tornare, come potremmo tornare indietro ai tempi buoni? Solamente le grandi aziende le vedo bene questo modo di fare, però dovremmo valorizzare i prodotti che si ecco, no, quindi valorizzare vuol dire dare in modo tale che chi lavora
ha un suo tornaconto, diciamo, riesce a sopravvivere. Il discorso è questo, no? Cioè il signore ha fatto proprio il quadro preciso della situazione. Come ha fatto il discorso della cantina? Quindi la situazione è dare valore al prodotto alimentare del nostro Salento, dà più soddisfazione a chi lo mangia e a chi lo produce. E che è una cosa che è già accade in parte o in piccolo. Io volevo, cioè, l'esempio che ho fatto. C'è un grosso divario tra dal produttore a chi commercia, l'ultimo della scala. Cioè dovrebbe esserci un incontro fra la politica e la produzione. La politica comunitaria è quella che ci sta spezzando le gambe ultimamente. Quella che vuole eliminare le diversità e i piccoli produttori, perché vuole liberare. Cioè, paradossalmente, praticamente i piccoli, avendo sullo stesso territorio più persone, sono difficili da gestire. Più diversità. Più testa ci sono, più hanno difficoltà. Sentite, come possiamo lanciare un messaggio? Allora, che cosa fanno i contadini? Prima di tutto raccolgono l'olio da terra. Non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo raccogliere l'olio lampante. L'olio lampante ormai non si usa più. A Londra c'hanno i LED, voglio dire. L'olio lampante veniva prodotto a Gallipoli. Io ci ho fatto una tesi di laurea sulla illuminazione pubblica francese. No, l'eccese, dall'800 al 900. L'olio lampante era il Gallipoli e avevano, non so, 100-200 navi che ogni giorno salpavano e andavano. Questo olio andava nelle corti inglesi e russe e i quadri dei maggiori pittori che noi conosciamo sono stati dipinti grazie all'olio lampante di Gallipoli, che era il migliore per la qualità della luce e perché la fiamma rimaneva stabile e non provocava puzza. Noi invece quell'olio lampante, ossia per le lampade, invece di usarlo per le lampade, lo maciniamo e lo beviamo. Ce lo rimangiamo nei tarallini, che con la chimica che c'è sopra diventa doppiamente pericoloso. Ora, come possiamo distruggere questo falso mito? Facendo il piccolo produttore, facendo qualità, raccogliendo l'olio dall'albero. Certo, questo sì. Aumentando il prezzo di vendita, perché non c'è scritto nessuna parte che dobbiamo vendere l'olio a 1,50 euro. Questa non è una legge, è una... Ma i gruppi di associazioni messe assieme hanno valore, hanno peso sulle scelte politiche locali e nazionali? Io penso che se si fa l'olio, un piccolo produttore, non c'è bisogno di avere una cantina, ci sono delle piccole aziende di trasformazione che bottigliano, mettersi la faccia, non c'è bisogno di marketing, mettere la faccia e commercializzarlo direttamente. Tutti hanno nipoti che smanettano con internet e non c'è niente a fare un piccolo sito e vendere l'olio. Questa è un'ottima soluzione, io non vedo l'ora di mangiare e bere le cose prodotte il tuo consiglio è consumare locale. Cioè, senso, non andare al supermercato, cercare di appunto una presa di posizione. I prodotti perlomeno locali che... cerchiamo i prodotti pure biologici e naturali, però almeno locali per poter sovvenzionare l'economia locale. Locale. E soprattutto per poter scegliere quello che mangiamo, perché nel supermercato non possiamo scegliere. Quello che ci danno non dobbiamo prendere. C'è un pomodoro, un tipo di pomodoro, due tipi di pomodoro. Anche perché ne va di mezzo appunto l'identità territoriale. Però di recente io pensavo che la fumagine, si chiama fumagine dei limoni, dipende dagli altri, in realtà non sono gli altri, sono un altro insetto che tra l'altro è importato, i predatori però non ce li fanno importare. Ma ci sono? Ci sono i microorganismi. No, ci sono pure i predatori locali. Si stanno adattando i predatori locali a questo insetto. Il problema qual è? Che noi interveniamo, innanzitutto siamo intervenuti nell'ecosistema brumicolo importando un insetto che non era di qua. E adesso in pratica che facciamo? Invece di lasciare o di cercare di intervenire il meno possibile, stiamo squilibrando un'altra volta.
facendo trattamenti insetticidi. Quindi utilizzando gli insetticidi che facciamo? Uccidiamo all'inizio la leurodide, no? Che non è l'afide, questo insettino che sta sugli agrumi, però uccidiamo anche i potenziali antagonisti, perché in pratica si sono adattati un paio di antagonisti locali a questo insetto. Però utilizzando gli insetticidi che facciamo? Uccidiamo tutto, sia l'insettino che gli antagonisti. Il primo che ritorna naturalmente è l'insettino, perché ha da mangiare, gli antagonisti devono aspettare che ritorni l'insettino, diciamo. E il discorso è che ci sono anche prodotti, di utilizzare prodotti per ridurre l'insetto, l'attacco, chiamiamo sempre attacco, la presenza, per eliminare, cioè limitare i danni, senza uccidere gli altri insetti. Quindi ci sono prodotti, come diceva lui, i microrganismi. Ci sono dei funghi che parassitizzano le uova e quindi controllano la popolazione, non diventa dominante. E danno capacità all'albero di autodifendere. E soprattutto si interviene sull'albero aumentando le difese. Come facciamo adesso per noi? Ci sono. Ma questi funghi si formano da sé? No, sono presi dalla natura, sono presi dalla natura. Prima praticamente nei campi era pieno di erba. Sull'erba crescono tutti questi microrganismi. Adesso trovare l'erba nei campi diventa difficile, perché non c'è più, giuliamo, la brucia, oppure viene bruciata. E quindi questi funghi, questi antagonisti sono diminuiti. Ecco perché abbiamo poi questi attacchi. Gli insetticidi hanno contribuito a fare fuori un sacco della catena degli insetti, perché c'è tutta una regolamentazione che tutti quelli che noi pensiamo che sono dannosi lo diventano, perché l'equilibrio l'abbiamo rotto noi, non perché loro sono cattivi. Come ti dicevo prima, quando io leggo su alcuni su WhatsApp o l'altro, no? Che dice ho avuto un attacco di afidi, no? Non è vero, non c'è stato un attacco di afidi. Gli afidi attaccano le piante, però se ci sono le coccinelle vengono contenuti, perché le coccinelle si sviluppano in maniera esponenziale della quantità di afidi che ci sono. Quando poi hanno mangiato tutti, le coccinelle si riducono, perché non c'è più alimento sufficiente, quindi si crea l'equilibrio. Hai perso le piante, ma non hai fatto morire api, fatto morire insetti, fatto morire uccelli. Cioè il danno che facciamo è 100 volte più alto di quello che recuperiamo. Cioè l'agricoltura industriale a livello energetico, per fare un chilo di pomodori, consuma 100 volte il valore energetico di quel chilo di pomodori. Oggi non ci possiamo permettere di fare questo. L'ha detto prima si spendeva di meno, perché tutte le cose si facevano naturalmente, le piante erano più forti di adesso. Adesso dobbiamo aumentare sempre di più i quantitativi, gli insetticidi, perché gli insetti, siccome sono talmente evoluti più di noi e sono più veloci, si adattano. Cioè, voi sapete benissimo quanta gente va in ospedale per farsi una appendicite e poi muore perché c'è un batterio che è diventato resistente a tutto, che ti infetta, tu esci lì per niente, esci morto perché non hanno per curarlo. Questo è l'effetto che si produce quando si fa queste guerre chimiche, no? Cioè, la guerra, cioè, quando si fa la guerra non vince mai nessuno. C'è da dire che non sanno la maggior parte dei contadini la differenza fra Monsanto e Roundup, che è la stessa cosa. Non c'è più Monsanto, non c'è più Monsanto, adesso è Bayer. Che poi infatti tra l'altro, però per quanti decenni c'è stata? Sì, Caspidina e Roundup. Bayer è quella che faceva prima il gas nervino, cioè prima ci ha ammazzato gli ebrei, poi dopo è rimasto tutto il prodotto e l'hanno girato in CD. Grazie. Cos'era questa cosa? Questo qui è l'omaggio Maracanta alla Roma. Ah, che bello questo regalo, guarda quante cose buone. Queste belle, questi bei prodotti? Li produce l'azienda agricola Gira Emiliano di Napoli, senza sito.
ottimi sia i colori che i profumi. Sicuramente pure il gusto. Questo è biologico, poi non mi ricordo.